Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo nel cuore del Parco del San Bartolo, siamo alla fondazione, alla sede della fondazione Oasi per un evento che apre l'estate del territorio e non solo, questa EcoFest alla quale stiamo cominciando ad abituarci visto che siamo alla seconda edizione. Riusciremo a trasmettervi la straordinaria atmosfera che si vive e che si vivrà nei prossimi giorni in questo spazio? Non lo sappiamo, è tutto affidato alla suggestione delle immagini, alle parole che riusciremo a catturare dai protagonisti di questo evento e al vostro trasporto emozionale. Ce lo auguriamo tutti e andiamo insieme a scoprire questa manifestazione incredibile, questa EcoFest straordinaria che mette a contatto le persone con la natura nel più puro, nel più incontaminato dei territori. Siamo con Claudio Balestri, presidente, ideatore, fondatore, proprietario, insomma tutto questo è merito suo. Siamo alla seconda edizione di questo EcoFest, una festa straordinaria per aprire l'estate di tutto il nostro territorio, dandogli un respiro direi internazionale. Sì, grazie per queste belle parole. E diciamo che qui Madre Natura ha fatto tanto, Io cerco di mantenerla, cerco di dare un grande rispetto perché qui questo promontorio che è la porta delle Marche, la porta di Pesaro, perché da, come dice la canzone della Carrà, da Trieste in giù, no? E questo è il primo veramente promontorio dove possiamo vedere tutta la riviera adriatica. Ecco, questo luogo che porta, gli abbiamo dato un nome, Oasi, perché è veramente un'oasi bellissima, naturale, ma è anche l'acronimo di Organizzazione per l'Ambiente, Sostenibilità e Innovazione Sociale, dove noi portiamo avanti tante iniziative nel rispetto della natura. Ecco, quest'anno il tema dell'EcoFest è Rispetto per la vita sulla Terra. L'intuizione infatti è stata questa, cioè quella di scegliere questo posto che è chiaramente, qualcuno potrebbe anche dire bella intuizione, un posto meraviglioso, ma di farlo diventare quello che è, facendo anche tanto lavoro di attenzione, di cautela nei confronti dell'ambiente. Mentre arrivavamo qua, ovviamente la domanda mia è stata quasi banale, come è andata con i temporali, per chiamarli con un tono gentile, dei giorni scorsi, e il presidente Balestri ci ha detto meglio di tante altre situazioni. E aggiungendo, c'è tanta manutenzione dietro, c'è tanta natura vera che ha fatto il suo corso, insomma ci sono tanti buoni motivi per cui qui la natura riesca a resistere. Sì, ecco, diciamo che quello che è avvenuto non è naturale, cioè è una catastrofe che se guardiamo magari un film diciamo mamma mia, no, l'apocalisse. Ecco, sappiamo che in certe zone è stato veramente così, amici, parenti, poi io vengo dalla Romagna e quindi lì è stato veramente tanto. Qua abbiamo avuto problemi ma non così gravi, diciamo che ha retto molto bene il nostro territorio, in particolare in questa zona nostra, perché la curiamo, perché ogni dettaglio facciamo tutti i flussi dell'acqua, quindi non abbiamo avuto dei problemi, però è innegabile che ci sia stato un problema veramente grande. Ecco, qui ritorna sempre in mente quel concetto di rispetto, rispetto per la natura, rispetto per l'ambiente, rispetto in tutto ciò che facciamo, perché a volte chiudiamo un fosso perché ci dà fastidio, poi quando arriva l'acqua più forte non trova il suo cammino naturale e va da altra parte e fa i danni. Questi sono. E gli anziani avevano sempre le buone abitudini che durante l'autunno preparavano tutti i terreni con i fossi. Certo, questa è stata una catastrofe che probabilmente anche con tutti i fossi che potevamo fare era. Io ho visto fiumi d'acqua incredibili, cioè non è possibile prevedere una cosa del genere. Però il rispetto e l'attenzione aiuta. Rispetto e attenzione che qua diciamo sono il tema dominante, anche se mi viene da pensare che dopo l'inizio veramente eccezionale dell'anno scorso, per potersi riproporre con una seconda edizione che poi sarà il preludio a una terza, una quarta, una quinta, non è facile trovare sempre qualche dettaglio, qualche piccola aggiunta. A occhio mi viene da dire che, ma chiaramente è solo un dettaglio, il palco ha avuto un bel restyling diventando una forma di violino. Cos'altro è successo? Diciamo
diciamo, in questo anno e in che direzione state andando? Allora, bravo, hai colto una bella cosa, perché quel palco è un'ideazione che è venuta, sai, durante l'inverno ci si trova fra amici, quelli, cosa facciamo, cosa non facciamo, e poi è nato da una serie di idee e è stato realizzato a mano da bravi artigiani, e uno ha messo quello per fare e loro la ringhiera perché deve quello, la protezione, quest'altro. È nato così, no? Grazie alla grande collaborazione di tante persone, di diverse persone. E poi questo palco ospiterà in anteprima, e l'inaugurazione avverrà con l'Orchestra Sinfonica di Rossini, che questa sera comunque si esibirà su questo palco, e poi si esibiranno tanti altri artisti. Bello, piacevole poter dare a questo luogo anche una caratterizzazione. E vicino al palco abbiamo anche una barchetta che ricorda il nostro vicinanza con il mare, ma ricorda anche un'altra cosa, che il sentiero che costeggia tutta la Fondazione Osi era il sentiero dei marinai che dalla Vallugola salivano per andare a Castel di Mezzo o comunque Fiorenzuola, eppure tornare indietro. Lo facevano tutti i giorni e noi abbiamo ripristinato quel sentiero, che negli anni era chiuso dall'incuria, che era lasciato all'abbandono. L'abbiamo ripristinato e lasciato a libero accesso alle persone, e questo per me è una grande gioia, poter condividere non solo gli spazi interni della fondazione, ma anche lasciare libero accesso. Ogni giorno è una processione di persone e questa è una grande gioia. Un programma che si sviluppa su più giornate, e quando questo speciale andrà in onda sul canale 80 di Rossini TV, il festival si sarà concluso, e allora qualcuno potrebbe dire e allora domando io, e allora cosa diciamo ai telespettatori di Rossini TV? Cosa succederà durante tutta l'estate qua all'Oasi? Allora, intanto proprio vorrei ringraziare le tantissime persone che saranno venute. Oggi è stata una giornata bellissima, questa sera abbiamo tante persone che hanno già annunciato la loro presenza, e passate queste giornate sicuramente un ricordo di queste persone che avranno percepito, avranno maturato una maggiore sensibilità ad un rispetto, no, per la vita sulla terra. E continueranno, perché l'estate è un calendario intenso: il mercoledì, il giovedì e la domenica ci saranno sempre attività di yoga, meditazione, attività sportive, trekking, nordic walking notturno, tutta una serie di attività che possono vedere dal programma, per sviluppare sempre questa sensibilità. Noi quello che diciamo alle persone: qui non è un luogo per fare eventi, non è un luogo per venire a bere solo un aperitivo, è un luogo dove poter venire a portarsi a casa ogni volta una sensibilità nel rispetto per il nostro pianeta. Mi permetto allora di dare un consiglio ai nostri telespettatori: andate sul sito e registratevi alla newsletter, in modo da essere sempre comunque aggiornati per tutti gli sviluppi delle attività che si succederanno durante l'estate, e non solo, perché poi questo è un luogo da vivere tutto l'anno. Certo, anche il periodo autunnale è molto bello, anche lì continuiamo. Noi abbiamo una piccola casetta, perché qui gli spazi non possiamo costruire e non vogliamo soprattutto costruire, quindi sfruttiamo ogni angolo che era preesistente prima, lo abbiamo ristrutturato, l'abbiamo sistemato, e qui continuiamo a fare dei momenti di incontro. Abbiamo fatti per il riconoscimento delle erbe, momenti culturali, la lettura di un libro, presentazione di un documentario. Ci sono veramente tante attività che daranno vita e continuano, perché la fondazione non è solo un momento estivo, 365 giorni all'anno ci impegniamo nel rispetto per l'ambiente, ci impegniamo anche a fare dei laboratori per i bambini, a insegnare, a far conoscere cosa sono le api, come vivono. Abbiamo le casette per le api, abbiamo la fattoria didattica, abbiamo tanti spazi creato perché ci possa essere sempre un qualcosa che possa aiutare a veramente a crescere questa sensibilità. Dobbiamo avere rispetto, dobbiamo mantenere il rispetto per la madre natura, che è perfetta, ha fatto delle cose incredibili che le vediamo. L'essere umano a volte non è così perfetto.
col sindaco Matteo Ricci. Sindaco, siamo in paradiso qua. È un posto magico. Già il Parco San Bartolo è tutto bellissimo, ma questo è davvero un angolo incredibile. Dobbiamo ringraziare Claudio Badestri per aprirlo, per renderlo fruibile a tante persone qualche giorno all'anno, e questa bellissima manifestazione che si ripete è davvero fantastica, perché valorizza il nostro territorio, lo fa sulla sostenibilità, sull'ambiente, e lo fa attraverso tante iniziative culturali e enogastronomiche di grande qualità. Quindi veramente una bellissima manifestazione, speriamo che duri ogni anno, ed è un luogo nel quale davvero tante cose si possono fare, sportive, legate al benessere, alla spiritualità. È davvero un luogo magico. Prima guardavamo questi scorci e si pensava, no? Ogni tanto mandiamoli a qualche amico milanese che non si intende, che non lo sa, no? E poi però la riflessione è anche quanti pesaresi anche ci sono che ancora non hanno scoperto queste zone. È un po' il suo mantra, no? Questo, quello di scoprire anche noi le bellezze del posto dove viviamo. Sì, devo dire che il Parco San Bartolo negli ultimi anni è diventato sempre più un luogo del cuore per tanti pesaresi, insomma cittadini di questo territorio, che ci vengono in bicicletta, ci vengono a fare trekking, utilizzano la domenica mattina senza auto per venire con i propri figli, quindi sicuramente lo si ama di più. È chiaro che questo è un luogo privato e quindi deve approfittare dei giorni in cui è aperto, questo sicuramente in tanti ancora non lo sanno, però vedo la partecipazione a questa manifestazione ogni anno cresce, e quindi anche i pesaresi sicuramente cominciano a godersi, come hai detto tu prima, un angolo di paradiso. Grandi protagonisti della serata di inaugurazione, i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Abbiamo catturato, prima ancora che si disponessero, il presidente Saul Salucci, al quale chiediamo qualche anticipazione, chiediamo un commento, insomma due parole le dobbiamo fare, Saul. Allora, siamo molto eccitati per questa performance che fra poco faremo in questo bellissimo festival, e voglio ringraziare il qui presente patron Claudio Balestri, che ci ha invitato nuovamente dopo l'anno scorso ad eseguire un concerto tematico. Abbiamo scelto per come titolo delle biodiversità un capolavoro del repertorio classico, Le quattro stagioni di Vivaldi. Nel Settecento già Vivaldi ci descrive la natura e tutti i suoi andamenti, le sue diversità, ritrovandole nelle stagioni, raccontandoci di ruscelletti, di temporali, di mormorio delle fronde, ma mettendo sempre anche la presenza umana, proprio volendo farci capire come l'uomo e la natura debbano e possano convivere nel migliore dei modi. Questa sera ci presenteremo con il nostro primo violino di spalla Henry Domenico Durante, un violinista di livello internazionale che interpreterà il ruolo di violino solista di questo capolavoro che invito tutti a venire ad ascoltare. I più distratti avranno avuto una notizia: l'Orchestra Sinfonica Rossini non fa solo Rossini, e questo qui è già una cosa importante da sottolineare. E la seconda cosa che ti dico è che, visto che l'anno scorso c'eravate per l'apertura, quest'anno siete stati rinnovati, sai che questo vuol dire che sarà sempre in carico vostro? Ma dipende dal patron, insomma, noi cerchiamo di seguire le sue indicazioni, e ci piace che chi pensa a queste manifestazioni detti anche un po' un solco programmatico per tutti quelli che poi partecipano. La cosa bella dell'orchestra è che ha un grandissimo repertorio, quindi attingiamo con una certa facilità e rispondiamo alle sollecitazioni, spero nel migliore dei modi. I musicisti si stanno disponendo, ma a me viene la domanda: ma avete mai suonato su un palcoscenico a forma di violino?
No, quindi è una prima assoluta questa. Abbiamo suonato l'anno scorso in questo bellissimo panorama ed è davvero... I professori, quando noi li convochiamo, non sempre reagiscono in maniera entusiastica. Devo dire che appena ha chiamato Fondazione Oasi per questo appuntamento abbiamo avuto un'adesione convinta e piacevole. Quindi ancora grazie Claudio per questo invito. E vorrei anche dire che questo è uno dei primi concerti all'aperto che facciamo quest'anno con il nuovo status di ICO, istituzione concertistica orchestrale, stelletta che ci mettiamo sulla spalla del Ministero per la Cultura e che ci permette anche di investire qualcosa in più, quindi abbiamo voluto anche investire qualcosina su questo appuntamento per renderlo nel migliore dei modi. Presidente, cosa commentiamo a queste belle parole dell'altro presidente? Beh, guardi, a parte i presidenti, credo che siamo persone che abbiamo una passione che ci anima, che è la cosa più importante. E queste due passioni ci uniscono, perché la musica e poi anche la scelta di questa serata, e quindi con le quattro stagioni, è la descrizione fatta. Pensiamo ai tempi che furono, in cui il musicista interpretava gli uccelli, l'acqua dei ruselli, e oggi è un tema molto importante. Noi lo portiamo avanti in questo festival, in cui diciamo il nostro slogan è proprio quello: rispetto per la vita sulla terra. E allora, se andiamo indietro in più di 500 anni e oltre, no, qualcuno aveva questo rispetto e lo trasformava con la musica, che oggi dopo tanto tempo è ancora viva. Ecco, queste sono le cose che hanno animato. Passione in quel momento, passione. Io ho avuto modo prima di parlare con i professori che hanno fatto le prove in un piccolo luogo che per noi è la nostra, diciamo, punto di incontro, e un'emozione incredibile. Questi professori, e si percepisce, dice: noi qua ritorniamo, ma vogliamo esserci, mi raccomando, anche il prossimo anno. Ecco, certo, ci mancherebbe. Bello, bello quando si vede. E non sa, tu gli hai dato un'anticipazione, esatto, ma non sa che il palco è cambiato e ha una forma di violino, e che ci hanno lavorato artigiani, amici, conoscenti, sotto il sole per colorare, per fare i colori, perché questa sera è l'anteprima in assoluto. Hai svelato un qualcosa che non sapeva neanche il presidente Saul, che adesso accompagneremo e poi vedremo questa sera esibirsi questi bravi professori, brevissimi, che ci mettono passione. Questo è il bello, questo dobbiamo portare avanti, e dobbiamo portare avanti sempre questa sensibilità per il rispetto della natura, per il rispetto anche delle arti, dei mestieri. Noi qui abbiamo visto oggi altri musicisti che, recuperando dei barattoli, degli strumenti, si sono fatti una piccola loro orchestra, vanno in giro per il mondo, no, con questi strumenti ricavati da pezzi di recupero che sennò sarebbero andati chissà dove. L'orchestra ha appena iniziato a suonare per la fase clou di questa prima giornata. Sono previsti altri spettacoli durante questo festival, durante questo Ecofest, con Roberto Mercadini, con Jacopo Fo. Insomma, grandi momenti di spettacolo, tutti legati al tema della natura. Ve l'abbiamo raccontato con immagini e con le parole e con le nostre telecamere di Rossini TV.